Adesso il doppio per valutare la presenza o meno di autocorporazione è quella che valuta la ecologistica statura, un concetto forse non del tutto semplice da percepire. Per ecologistica statura di due sinusoidi si intende il rapporto che c'è tra il primo, questo azzurro, e questo secondo, due sinusoidi che devono avere la stessa frequenza. Se sono perfettamente contemporanei, il non sinusoide parte esattamente un ciclo dopo il primo, si parla di corrispondenza di 360 gradi. Forse le cose si chiariscono vedendo gli esempi successivi. Se ad ogni gola di un sinusoide corrisponde la cresta di un altro, quindi sono sfasati di mezzo ciclo, si parla di sfasatura di 180 gradi, cioè di mezzo ciclo, e così. Qui vediamo un'applicazione pratica di questo concetto di autocorrispondenza che prende come in considerazione i sinusoidi determinati dalle variazioni cicliche, circa 6 cicli al minuto, dati dall'attività respiratoria impostata a questi due cicli della pressione arteriosa e la stessa frequenza i cicli dovuti alla respiratoria ma causati sulla velocimetria della cerebrale media. Vedete qui l'arteria, il sinusoide arterioso si distanzia rispetto al vessorio, si distanzia rispetto a quegli altri di un angolo teso come abbiamo visto prima di circa 60 gradi. Quindi una sfasatura di questo tipo sta ad indicare che l'autoregolazione è assolutamente conservata. Angolo di sfasatura invece diverso per quanto riguarda un caso di autoregolazione persa. Questo è un caso di una occlusione carotidea e vediamo che dal lato dove la carotide è chiusa non c'è autoregolazione, quindi il sinusoide da quel lato della pressione arteriosa è perfettamente in fase con la velocimetria. Dall'altro lato l'autoregolazione è assolutamente conservata, per cui il sinusoide velocimetrico è sfasato di 80 gradi rispetto al sinusoide con la pressione. Un caso clinico che ci è recentemente capitato, un caso singolo, proprio ovviamente una pretesa di avere validità dal punto di vista scientifico, ma ci è sembrato così abbastanza indicativo. La signora di 45 anni che è giunta alla nostra osservazione. Si trattava di una signora che fumava dei pacchetti al giorno senza nessuna patologia particolare in anamnesi, che è andata incontro a cefalea intensa con coma e a un quadro TAC di patologia supraepitelia e rottura di aneurisma della cefalea midensta. Riflessi di tronco tutti assenti, assolutamente assenti anche il respiro spontaneo, c'era però un minimo di attività elettrica cerebrale. Questo è l'aneurisma di Slovatak, questa è l'entità di emorragia e lo spostamento della linea mediana, talmente evidenti, questo è l'aneurisma, l'angiotac, queste sono le ricostruzioni. In considerazione della giovane età della signora è stato deciso di sottoporla al clipping dell'aneurisma, nonostante le condizioni neurologiche fossero catastrofiche. Questo è l'esito post-operatorio, c'è un andamento tetraventricolare praticamente, l'uscita di membrana è assolutamente rilevante ancora, è stata lasciata decompressa anche se con una compressione non eccezionale dal punto di vista dell'entità. Qua siamo stati abbastanza relativamente sorpresi dal fatto però che a livello velocimetrico d'opera le cose andavano direi bene, le velocimetrie assolutamente. Ai limiti superiori della norma addirittura con una morfologia coronale che non dava assolutamente nessuna indicazione di una possibile connessione tra la vita. Questo è il giorno successivo all'intervento, la cosa si è mantenuta praticamente uguale per tutti gli altri due giorni. Il giorno questo è un caso di giorno che è assolutamente ben evidenziabile. Il giorno 5 era sangrato il giorno 1, il giorno 5 abbiamo fatto un cercare il test, come vi ho fatto vedere prima, e c'era l'autoregolazione assolutamente conservata, il giorno 5. I
giorno 6 il problema fa un test di autoregolazione con la spazzatura, è possibile vedere che è possibile vedere che è presente ancora velocimetria diastolica e siamo alle ore 14 e si vede nettamente, però si vede che è entrata in fase le due onde pressoria e velocimetrica sono andate assolutamente in fase. Dopo 5 giorni di tracciato Doppler praticamente nella norma, a un'ora di distanza da questa registrazione, abbiamo assistito all'inversione del senso di flusso in diastole rispetto al senso di flusso in sistole. E questo ci ha portato a rifare tutte le prove di morte diagnosticabile di poteri neurologici, completare la diagnosi e successivamente effettuare quelli e gli organi. Thank you.